Intanto se ci può fare un primo bilancio, mister, di questa parlare prima col parte. Microfono. Se ci può fare un primo bilancio di questa prima parte di ritiro, insomma, cose buone, cose meno buone, al di là dell'approccio che hanno avuto i ragazzi nell'amichevole, insomma, a livello generale. Il ritiro, non avendo avuto neanche un infortunio, diciamo, è andato molto bene, perché quando... L'unico problema che abbiamo avuto è stato Parigini, il problema alla botta, che ha perso molte sedute di allenamento, quello mi dispiace. Però sono molto contento perché i giocatori hanno lavorato bene, con grande entusiasmo, hanno raggiunto tutti una discreta condizione atletica e mentale, anche perché il campionato manca ancora tanto prima di arrivarci, quindi non posso essere già in una condizione discreta, per come intendo io discreta. Mi è piaciuta la grande predisposizione al sacrificio, al lavoro, alla voglia di lottare anche quando c'era caldo, quando le condizioni non erano le più favorevoli, o il campo non in perfette condizioni, invece noi siamo stati lì con la testa. Quindi vuol dire che c'è un gruppo per le mani che mi piace come approccio all'allenamento, perché io il primo giorno che ho iniziato il ritiro gli ho detto che per me è fondamentale venire al campo e voler migliorare, e quindi tutti i giorni non dobbiamo essere Maderubo ma dei giocatori pensanti. I giocatori devono essere pensare a quello che facciamo e abituarsi al fatto che cambieremo molto durante anche l'allenamento, e quindi li ho visti ben predisposti. Molte volte non è così, bisogna lavorarci di più, invece questo l'ho già trovati predisposti. Quello che diciamo non positivo è il fatto che abbiamo preso gol in una partita, e quello io quando prendo gol mi innervosisco, perché penso che con l'attenzione si possa sopperire anche a qualche volta non giocare negli stessi ruoli, cioè anche fuori ruolo. E quindi secondo me l'ultima partita è mancata la voglia di non prendere gol, però tutto sommato, dai, io vado a cercare sempre le cose più negative, il pelo nell'uovo, però insomma sono contento di questo. Domani sarà un primo test importante, ma è sempre un mese dall'inizio del campionato, quindi che cosa si aspetta, un livello di crescita, fino a che punto e quanto manca ancora, insomma. Domani sarà, a parte un test importante, l'abbiamo già avuto con la Maceratese, perché all'inizio è stato un test, secondo me, visto anche quello che ho mandato un mio amico a vedere la partita col Pescara, è stato completamente diverso quello che noi abbiamo fatto, ci siamo riusciti a fare con loro. Domani penso che vuoi che manca ancora un mese e cinque giorni più all'inizio del campionato, invece al Carpi gliene manca molto meno, che siano più avanti di noi in condizioni. Mi aspetto per la prima volta nella sofferenza totale, cioè nel momento di non avere sempre il possesso della palla, ma nel sacrificio di riuscire a chiudere gli spazi alla squadra che ha il pallino del gioco. Quindi voglio vedere anche nel momento che si vede tutto negativo, gli 11 giocatori predisposti a portare a casa un risultato attraverso il gioco, anche attraverso il gioco nelle difficoltà. La condizione, secondo me, non siamo più del 40%, per come la vedo io. Poi molti, secondo me, diranno che saranno più avanti. Secondo me no, perché io pretendo che in 90 minuti della partita ci sia un'intensità al massima in tutta l'espressione della partita, perché tanto nella partita ci sono tempi morti per recuperare. Chi vede gli allenamenti, siccome adesso avete l'opportunità di vederli, perché ieri c'erano le persone, quindi che l'ha visto, di tempi morti ce n'è pochi nel mio allenamento, e quindi devo abituare i giocatori a tenere quei ritmi lì durante la partita, e quindi secondo me ancora noi quei ritmi lì che abbiamo in allenamento in partita non riusciamo a tenere, quindi siamo al 40%. Mister, buonasera. Sì. Fabinho sarà della partita domani o preferisce lasciarlo precauzionalmente a riposo, visto che era uscito sul finale del primo tempo? Oggi ho fatto allenamento, ma oggi mi ha fatto solo delle corse. Oggi farà allenamento, vediamo se può essere disponibile la partita. Domani siamo contati, nel senso che siamo pochi, quindi dovrò chiedere anche dei giocatori del sacrificio. Per lo più poi che fra una settimana si gioca in Coppa Italia e io non posso fare 11 cambi, ne posso fare 3. Siamo
numericamente pochi in mezzo al campo, quindi sto adattando delle situazioni per cercare di fare con questi che abbiamo anche dei 90 minuti. Spero che sia la partita, perché è un giocatore che a me piace tremendamente per il suo modo di giocare, per come lo sta interpretando. Mi avevano detto che era un giocatore passivo, nel senso anche pigro, tutt'altro. Io in questa prima parte del ritiro ho visto un giocatore completamente diverso e quindi sono molto felice e lo sto anche adattando a varie situazioni. Giocare largo, dentro al campo, perché se vuoi cambiare, vuoi arrivare alla massima serie, non puoi giocare solo negli ultimi 5 metri del campo, devi anche venire dentro. E quindi secondo me mi sembra di percorrere, senza paragoni, senza tornare nel passato, un po' le stesse cose che ho fatto con De Frel, che quando l'ho trovato giocava solo con la linea, poi piano piano ho cominciato a spostarlo e è diventato un signor giocatore. Mi piacerebbe ripercorrere quella strada lì, con lui. Domande? Domande? Bueno. Per la difesa credo che non si sposterà tanto da quello che è stato fatto fino adesso nel percorso di Sarnano, anche perché non potrebbe più di tanto, suppongo. Rispetto a Sarnano proveremo qualcosa di diverso, anche perché né Belmonte e né Del Prete possono essere della partita, vuoi per problemi diversi che hanno avuto, ma non rischio i giocatori se non hanno minimo una settimana di attività. Vediamo alla Sam se domani potrebbe venire, per invece di farlo correre intorno al campo, bisognerebbe farlo correre dietro la palla del Carpi, e quindi potrebbe essere un giocatore che potrebbe fare 20 minuti. Gli altri sicuramente sono questo. Vi dico che proviamo qualcosa di diverso, perché rispetto alla partita che abbiamo disputato a Sarnano non ci sarà Proietti, perché un ragazzo che ha fatto un ritiro come lui è arrivato a un buon momento, che è normale che abbia un affaticamento a entrambi le gambe, quindi mi sembra giusto che ieri e oggi non faccia allenamento e quindi non sarà della partita. E quindi proverò qualcosa. A me piace, adesso sono arrivato al campo, sono arrivato prima della squadra e ho inventato qualcosa. Oggi dovrò ricomunicare alla squadra qualcosa di nuovo. E quindi abituatevi a vedere cose diverse da quello che progettate durante la settimana. Non faccio mai allenamento a porte chiuse se non la società ha un suo iter e quindi devo attenermi a quello. Ieri ho detto che era aperto, oggi è aperto e quindi penso che sia anche piacevole per la gente, per voi giornalisti, vedere gli allenamenti, brutti o belli che siano, non lo so questo, non lo so. Però poi arrivo in albergo o a casa, mi riguardo tutto il mio allenamento, scrivo e poi vado a cercare qualcosa di negativo per poi il giorno dopo migliorare. Siccome ieri qualcosa di negativo ho trovato e oggi proverò qualcosa di nuovo, non ve lo dico, così imparate a vedere l'allenamento e se ve ne accorgete, così vi faccio pensare anche a voi un po', dai. Quindi chiedere cos'è qualcosa di nuovo riferito alla difesa 3 è inutile. Non è la difesa 3, vabbè, dai, così ci impariamo a conoscere. Oggi proverò terzino sinistro Spinazzola. Perché? Perché è l'unico giocatore che potrebbe avere nelle sue qualità quel tipo di giocata. È chiaro che non gli posso chiedere a un altro. Ho provato ieri, chi l'ha visto, anche un altro giocatore. Non mi sembra giusto provare quattro giocatori di cui due quasi fuori ruolo. E quindi Spinazzola, secondo me, nelle sue qualità potrebbe avere la predisposizione per fare il terzino sinistro, perché ha gamba, non cambia molto secondo me fare il quinto con le qualità di Spinazzola o fare il terzino sinistro, quindi è giusto che lo faccia lui. Poi chi c'è davanti a lui, ancora questo non lo so, però vediamo. Per quanto riguarda invece il mercato e la rosa, sta procedendo tutto secondo i suoi piani e secondo lei se mancano ancora delle pedine importanti? Beh, la società ha cercato di accontentarmi su tutto,
su tutto quello che poi concordiamo insieme. Non è che io devo fare la squadra, io devo cercare di allenarla. Io do degli input e poi c'è il direttore, il presidente che cercano di accontentarmi. Siamo corti adesso e quindi manca ancora delle pedine. Un centrocampista sicuramente, un difensore, e dipende che difensore, sicuramente. Quindi poi ho detto, il mercato adesso italiano bisogna lasciarsi sempre degli spiragli aperti, perché poi ci sono dei giocatori che ti, all'inizio del primo agosto ti sembrano irraggiungibili, poi il 31 agosto alle 10:27 e cominciano a dire, bah, sai che forse è meglio accasarsi in un'altra parte, quindi è giusto anche tenere uno spiraglio. Stiamo lavorando bene, secondo me sta venendo un mix buono di giovani di buona prospettiva, di anzianetti fra virgolette, che devo plasmare per un gruppo importante. Io ribadirò il concetto che il gruppo sarà più importante del giocatore singolo. Poi le qualità del giocatore singolo le dovrà mettere sicuramente a disposizione del gruppo, del Perugia, perché noi lavoriamo solo e esclusivamente per il Perugia Calcio, non per individualmente, ma per il Perugia, cioè per il Perugia vuol dire calcio, vuol dire tifosi e la squadra. A proposito di mercato, guardando un attimo gli avversari, il Cagliari sembra stia allestendo una squadra forse in questo momento di un livello importante. Poi abbiamo visto tanti casi che chi vince ad agosto e luglio resta deluso, però in questo momento forse è un po' il Cagliari che sta facendo investimenti importanti. Beh, ha avuto la possibilità tanto di vendere giocatori importanti, di avere nel budget molto, molto pieno. In più, retrocedendo dalla Serie A, hai un paracadute rispetto alle squadre di Serie B non indifferente. Però poi io non guardo gli altri, se sulla carta saranno più bravi di noi, ce ne saranno sicuramente, perché sulla carta sicuramente, ma noi non partiremo battuti, noi cercheremo di avere la nostra personalità, il nostro spirito, la nostra voglia di vincere. Qualche volta ci riusciremo, ne sono convinto, e qualche volta perderemo perché vuoi, perché è stato più bravo l'avversario, vuoi perché abbiamo avuto quel pizzico di fortuna che nel calcio non guasta mai. Però sicuramente il Cagliari in questo momento mi sembra come il Palermo di due anni fa. Di due anni fa, quando io l'ho fatto quel campionato lì, mi sembra una squadra dove ha valide alternative anche per fare due squadre importanti. Mister, buonasera. Buonasera. Volevo chiederle, fra 7-8 giorni ci sarà la Coppa Italia, fra una settimana, mi sbaglio, e poi questa possibilità di andare a San Siro, visto che Perugia, insomma, sono 10 anni ormai che non gioca partite di questo livello in uno stadio così importante, crede che questa sarà una partita che meriterà, diciamo, come dire, un lavoro specifico anche dal piano atletico per non caricare troppo e superare il turno? Grazie. Ogni partita per me ha l'importanza del Milan. Quindi ho detto, sono andato a trovare il negativo sull'ultima partita, figuratevi se non guardo con la possibilità di avere un premio, andare a giocare a San Siro, che è un premio per tutti, per me, per la tifoseria, per la società, per i giocatori stessi. Però poi devo essere anche molto lucido e dire, non mi devo far attirare dalle luccichie di San Siro per poi tralasciare qualcosa che poi mi preclude un campionato un po' più tranquillo, perché ricordatevi che in Serie B la condizione fisica è fondamentale, quindi non voglio togliermi del lavoro per andare a giocare con Milan. Faccio il lavoro e penso che sia nel calcio di adesso sia anche possibile fare delle buone partite essendo carichi di lavoro, basta un po' più di concentrazione. È chiaro che non il primo giorno, il giorno primo, non è che gli puoi fare i 600 metri 12 volte come abbiamo fatto in altre volte, però penso che si possa lavorare e avere l'obiettivo per andare a fare una buona figura e passare il primo turno di Coppa Italia. Prima, quando parlava della necessità di impottire il gruppo e di renderlo in un certo modo, è partito dal centrocampo, ha detto forse manca qualcosa a centrocampo, un difensore, un tipo di difensore che potrebbe somigliare a Degazzi per esempio, e poi
lasciare un buco per l'ultimo minuto. Ha nominato il centrocampo, ha nominato la difesa, viene da pensare che il buco al quale lei fa riferimento sia davanti. No, non ho fatto nessun riferimento, le mie parole sono state dette, giornalisti, tifosi, il colpo, la ciliegina sulla torta è sempre un attaccante. Per noi allenatori non è così, è dove manca veramente. Molte volte per me la ciliegina è stato un difensore o un centrocampista di un certo tipo. Per la gente, per i giornalisti, fa più clamore un grande attaccante o un nome altisonante che riempie le pagine dei giornali. Invece io sono convinto che per un allenatore sia importante dove serva poi questa ciliegina, dove è importante far crescere la squadra. E quindi non è detto che sia un attaccante, potrebbe essere un centrocampista, un terzino, un difensore centrale, un mediano, un terzo portiere. Io penso che nessuno ha mai fatto caso che nella Serie B il terzo portiere è fondamentale. Io il primo giocatore che ho chiesto ultimamente è il terzo portiere. Perché penso che nella vita bisogna sapere pensare sempre positivo ma anche negativo. E siccome io sono partito dal basso, guardo sempre il negativo. Può capitare che, tocchiamo ferro, Rosati venga squalificato, che Zima te lo chiamano in nazionale per due partite, tu ti ritrovi a giocare la partita più importante della tua stagione con chi? Quindi io non voglio trovarmi impreparato su questo. Io penso che sia un terzo portiere che deve sapere di fare il terzo portiere, che deve essere uno giovane, vecchio, questo starà alla società a individuarlo, ma che abbia dei campionati sulle spalle. Perché perdere il campionato? Non dico che noi perderemo il campionato o lo vinceremo. Perdere delle partite per questo penso che sia da ingenui non pensarci prima. E io siccome guardo tutto, ho detto guardo più il negativo che il positivo, perché il positivo lo guardano tutti. L'ultimo campionato che ho vinto, faccio un esempio, che hanno vinto i giocatori, non ho vinto io, abbiamo giocato con quattro portieri. Se non avevo quattro portieri sicuramente avremmo perso il campionato. Perché buttare dentro in una partita fondamentale il miglior portiere della primavera che abbiamo, non sia così giusto bruciare lui e dare una possibilità agli avversari di avere un giocatore sicuramente che non è pronto per la partita. Quindi voi non ci avete mai pensato, vi ho dato una notizia, vedete? Ciao, prima di partire, quando ho fatto le convocazioni, tra alcuni giocatori li voglio vedere, per esempio Loporto, Valdarne, lo stesso Taddei, te lo voglio vedere con i miei occhi, perché adesso che è finito questo... abbiamo ancora un mese di ritiro. Ma l'hai visti abbastanza, insomma. Penso che l'occhio è esperto. Quindi qualcosa si può dire sui giocatori che abbiamo citato quel giorno della presentazione, Lanzafame, Fabinho, ne hai parlato in maniera abbondante. Ecco, queste due valutazioni dopo questo primo periodo. Allora, i due che hai citato, penso che siano giusto, che sia giusto anche per loro andare a provare esperienze diverse. Sto parlando di Loporto e di Baldan. Baldan è un caso un po' diverso da Loporto. Baldan viene da un anno e mezzo, mi sembra, di inattività, da due grossi problemi fisici, infortuni, e mi sembra giusto che sia ora che cominci a giocare, nel senso che lui deve trovare una squadra che punti su di lui. Io Baldan lo terrei nel dire poi gli faccio fare 10 minuti, ma non sarei corretto nei suoi confronti. Lui ha bisogno di giocare per vedere se è ritornato il Baldan che era, quindi dove se non una squadra dove gli permette di fare 15-20 partite, dove qui sicuramente non le potrà fare, quindi mi sembra giusto che vada a giocare. Oporto è un giovane 96 che ha un'esuberanza atletica importante, ma allo stesso tempo questa esuberanza gli fa commettere degli errori che per la categoria ancora ti castigano, quindi è giusto che vada a fare la sua esuberanza, vada a fare un campionato dove gli errori si mascherano anche insieme agli altri, e quindi è giusto che vada a giocare. Per Rodrigo sono convinto che ancora abbiamo bisogno di valutarci insieme, l'ho visto che ha preso con grande serietà, ma non ho detto che non voglio giudicare l'anno scorso, con una grande voglia di mettersi in mostra,
non ha saltato un allenamento, se una mezza partitina, un mezzo possesso palla in questi 15 giorni, e quindi è giusto che ancora andiamo avanti e vediamo. Poi se uno mi viene a dire il lavoro è troppo duro, mister, e voglio andare via, ho detto no, però ancora questo no, c'è un buon rapporto. Ho creato un buon rapporto con col gruppo. Ogni tanto li bastono, fra virgolette, ogni tanto li elogio perché se lo merita. Basta. Quindi non, per capirci, se ci puoi dire, indisponibili, sicuri di domani sera? Se adesso non fanno un miracolo di là, non penso che ci siano. Bergeri del Prete, Guberti non può giocare, De Rolè non può giocare, Mendez ha preso una botta, non può giocare, Mendez, vabbè, adesso io i nomi ogni tanto, aspettate che li sbagli, ma faccio anche apposta qualche volta, non so se c'è, Belmonte no, Del Prete no, Parigini no, perché... Famiglia invece probabilmente sì. Parigini penso al 90%, sì, almeno oggi. No, Fabinho. Fabinho sì. Salifu come sta? Salifu ha perso molta parte della preparazione, questo mi dispiace, un giocatore che ha bisogno molto di lavorare, però domani ci sarà e sarà uno dei candidati a fare 90 minuti, cercherò di fargli recuperare giocando, anche se so che non è uguale, a meno che non mi dica che è stanco, quindi dovrò toglierlo. Però per lui, ecco, lui è un altro che ha perso la parte centrale del ritiro, dovuto a una caduta da solo in mezzo al campo e ha preso una botta qui, adesso poi io sono uno che le cose precise non le so, però ha perso veramente 5 giorni dove c'era la cosa centrale, dove si iniziava l'intensità. E quindi rispetto, io l'ho visto ieri, è un po' indietro rispetto agli altri, è un po' indietro, però quindi dovrò farli prendere con le partite. Quindi aspettatevi che domani molti giocheranno. Domani per me è una partita importante. Mercoledì la prenderò un po' più sotto gamba, quindi vi anticipo questo. Se perdo non è che mi interessi molto mercoledì. Domani sì. Mercoledì no, perché è molto ravvicinata con la partita di Coppa Italia. E quindi è un impegno molto importante e non voglio creargli problemi mentali. Ricordatevi che per i giocatori questi, cioè non in Perugia, per questi di questa generazione, non è il fisico ma è la testa le partite ravvicinate. E quindi non voglio sprecare delle energie mentali per mercoledì, che sarà un'altra diretta concorrente alla Serie A. Chiaro che dispiacerà perdere. No, aspetta, che disperdere? No, che la prenderò un po' più con più tranquillità rispetto a quella di domani e a quella di sabato, perché ho detto le mie partite sono molto mentali e quindi ai giocatori chiedo molto, e quindi mercoledì non mi sembra giusto se vogliamo tutti andare a San Siro, e quindi aspettate il mercoledì che molti ci sia, anche a qualcheduno della primavera, anche la gestione molti della primavera, ci sta che qualcheduno faccia 20 minuti e dopo lo tolga proprio per la predisposizione, che per me la partita del 9 è di una fondamentale importanza. Mister, vorrei chiederle una cosa. È vero che lei non ama parlare dei giovani perché altrimenti si montano la testa, no? Però a me non è sfuggito, cioè, come altri tifosi, la corsa che ha fatto il ragazzo l'altro ieri dopo che ha fatto gol, si è fatto 40 metri per venire da lei e darle il 5. Che significa quel gesto? No, significa di un giovane che ha capito che l'allenatore tratta tutti allo stesso modo, cioè per me Drolè è uguale a Ardemagni, come io li tratto in allenamento, poi è chiaro che Ardemagni ha un passato e Drolè lo deve fare, cioè lui ha capito che il sottoscritto cercherà in tutti i modi di farlo diventare giocatore, con le buone, con le cattive, con i consigli, con qualche pedatella ogni tanto, con qualche scappellotto, con qualche abbraccio, come si è avvenuto la partita, e mi ha fatto enorme piacere, un ragazzo che ha delle qualità, non creiamogli di più di quello che gli si può creare intorno a lui, ha questa velocità estrema e quindi dovrò cercare di fargli capire che il calcio non è solo velocità, se no sarebbe atletica, cercare di dargli dei consigli, e secondo me lui ha capito che
non sono un tipo di allenatore che guarda solo i giocatori ormai formati, ma che vuole cercare di, nel suo gruppo di portarli tutti a un certo livello, e questo mi fa piacere. Grazie a tutti. Non c'è lui, però? No, non può giocare, nelle partite ufficiali non può giocare, non è tesserato, no, né lui né... E Josh. Va bene? Grazie. Grazie. Guardate l'allenamento, poi capirete. E poi cambia stanotte. Perché non si fa una sposa con qualcosa? A Pietralunga. No, domenica l'altro, mi prende troppo lì. Poi ha detto... La coppa quando è? Sabato o domenica poi? Tu hai detto il 9, ma c'è... È il 9, comunque è il 9. Io non ho